un punto di vantaggio per i campioni d'Italia, 8 e 12 al termine della partita. Darwin Cook per Boni, scarica per Zampolini che trova la bomba, bomba per Mimmo, sesto punto, seconda bomba per lui. La Scavolini è più 4, Darwin Cook e la Scavolini ha 2 punti di vantaggio, 70-68, 7-15 al termine. Zampolini, Day, Darren Day ancora per Zampo, bellissima l'azione, Zampolini, ottavo punto, si è fatto trovare molto bene, libero Zampolini sotto, è stato molto bravo Day a chiamare su di lui due avversari. La Scavolini ha di nuovo 4 punti da gestire, 7 minuti esatti al termine dell'incontro, peccato che non sia andato bene, comunque la Scavolini a questo punto ha 4 punti di vantaggio, 6 minuti esatti al termine della partita. Darwin Cook sospinge, Gracis, Ario Costa, Gracis, Day. Day, fischio dell'arbitro, vediamo, fallo su Day con ogni probabilità. Sì, il fallo è stato commesso da Cooper. Avete visto su Darren Day che va in lunetta. Valerio Bianchini si aggiusta gli occhiali, Darren Day in lunetta vede di aggiustarsi questo libero e vi riesce appieno. 17° punto. Ancora Darren, va anche questo, 18° punto, top scorer dell'incontro Darren. La Scavolini ha 6 punti di vantaggio. Vediamo il cronometro, dice 5 minuti e 40 al termine. Premier, il pari numero dei su di lui, gli ruba palla, Darren magico. Darren chiamata a casa, realizza, fantastica azione di Darren Day, ruba palla dalle mani a Premier, sono azioni che fanno malissimo ai giocatori che le subiscono. Darwin Cook, ragazzi su di lui, Darwin Cook, esce da un blocco cieco Darren Day, riceve, Walter Magnifico in post basso, riceve il pallone a sua volta, Walter Magnifico si gira, tira e segna e subisce fallo, importante, importantissima azione di Walter Magnifico. Si favorisce molto probabilmente il tiro da lunga distanza, Truia per Ragazzi che va il tiro da tre, segna la bomba. Ragazzi, 16° punto, partita riaperta. Scavolini più 2 a 40 secondi dal termine, Darren Day, Darren Day, Darren Day riapre lungo per Costa, per Gracis, partita riaperta. Gracis per Costa, per Cook, per Gracis, pubblico, vedete, sulle gradinate quasi tutti in piedi ad assistere a queste fasi decisive. 22° al termine, pallone a Gracis che va al tiro da tre, realizza grande Andrea, decisivo, bomba di Gracis, vale oro, fantastico Andrea, tira Premier, sbaglia, recupera Raja che realizza il suo punto numero 22, ma Andrea Gracis ha sconfitto le ultime speranze del messaggero con quella bomba. Ario Costa per Gracis e finisce la partita. Scavolini che è tornata quella che conosciamo, splendida, lucida dopo il calvario di Limoges, le 4 sconfitte consecutive in casa in campionato, vedete, è tornata l'armonia tra i giocatori.